Oggi vi mostro come lavorare uno scialle all'uncinetto veramente semplice. Si lavora utilizzando la catenella e la maglia alta. Partiamo con un anellino magico. Lavoriamo 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta. Un'ulteriore catenella, poi una maglia alta, poi una catenella, un'altra maglia alta, poi una catenella. Una maglia alta, una catenella e un'ultima maglia alta. In pratica abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte, divise tra loro da una catenella. Questa è la parte iniziale. Chiudiamo l'anellino. Prima di passare al secondo giro, lavoriamo 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Voltiamo e nella stessa maglia di base lavoriamo una maglia alta. Ora una catenella e una maglia alta sulla maglia alta del giro precedente. Di nuovo una catenella. Ora ci troviamo all'altezza della maglia alta centrale. In questa base, diciamo, della maglia alta, di questa maglia alta, lavoriamo un gruppo di 3 maglie alte divise tra loro da una catenella. Quindi sempre nella stessa maglia di base, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta e una catenella. Questa sarà la lavorazione che andremo sempre a fare nella maglia centrale per tutta l'altezza del nostro scialle. Ora riprendiamo con una maglia alta sulla maglia alta precedente, una catenella, poi nelle catenelle che abbiamo fatto il giro prima, che sostituivano la prima maglia alta, nella terza catenella lavoriamo 1 maglia alta, 1 catenella ed 1 maglia alta, sempre nello stesso spazio. Questo è il nostro secondo giro. Di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Voltiamo una maglia alta nella stessa maglia di base. Una catenella sopra la maglia alta del giro prima. Facciamo di nuovo una maglia alta. Una catenella, di nuovo una maglia alta, vedete che ci cominciamo ad avvicinare alla parte centrale dello scialle. Una catenella,
una maglia alta, una catenella. Ora facciamo di nuovo il gruppo di 3 maglie alte e 3 catenelle, tutte nello stesso punto. Una, due, riprendiamo la parte laterale, una maglia alta. Una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella e di nuovo una maglia alta, sempre nella stessa base, per chiudere, completare il giro. Ecco qua. Ora non vi resta che ripetere sempre gli stessi punti ogni volta che si gira 4 catenelle. E nello stesso punto lavorate la maglia, la nuova maglia alta. Allora, ripetiamo per l'ultima volta. 1, 2, 3 e 4. Giriamo e facciamo la maglia alta nello stesso punto. In pratica questo serve per l'aumento laterale. Una catenella e le maglie alte sulle maglie alte precedenti. Catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella. Catenella, gruppo di 3 maglie alte. Una e una catenella. Due, una catenella. Tre, una catenella. Maglia alta e una catenella. Scusate, ma ogni tanto mi perdo. Maglia alta e una catenella. Maglia alta e una catenella. Maglia alta, una catenella. Maglia alta. Una catenella e poi l'aumento finale, ossia le 2 maglie alte con la catenella centrale nello stesso maglia di base. Ok, sicuramente anche voi lo troverete facilissimo.
Non vi resta che iniziare, scegliere un bel colore, vista la primavera in arrivo. Potete farlo benissimo in un bel filato di cotone, magari con delle paillettes inserite in mezzo. Oppure viene molto molto carino anche con un filato melangiato di lana o di mohair.